Se tu hai un desiderio, alla luce del suo fiammifero, si avvera, capito? Qualsiasi desiderio, se vedi l'uomo fiammifero, si avvera. Ci sono delle notti che invece di dormire fino al mattino mi sveglio senza motivo. E poi lui arriva. Allora io inizio a pensarti. Mamma, mamma, aspettami. Piano piano delle voci, come i suoni di un vecchio giradischi, iniziano a parlarmi. Raccontano la storia di tutte le cose che ho lasciato. Qualsiasi desiderio, se vedi l'uomo fiammifero, si avvera. Ma devi essere buono. Quando mi viene in mente, penso ad una cosa soltanto. Vero. All'uomo fiammifero. Ti ricordi? Era la prima volta che lo sentivo nominare. Poi ho raccolto le tracce del suo passaggio per 5 anni. L'habitat, le abitudini, i segreti. Avevo scoperto tutti i particolari della sua vita. Fermo così. Non ti muovere. Martedì 7 agosto 1982. Mancavano 5 giorni al suo arrivo. Stavo preparando tutto quello che serviva. Io me ne stavo in camera al buio ad organizzare il mio piano. La prima cosa da fare era scappare da mio padre, che mi teneva legato. Piano piano però, per non farmi scoprire. Piano piano. Devo assolutamente liberare Nino il maialino prima che mio padre lo venda a Rubino. Se presto le mie ali a Nino, volando, supererà il primo, il secondo e il terzo bosco, fino alla Volpara. Volerà lontano dal porcile di papà, ma soprattutto lontano da quel tritacarne di Rubino. Fiuterà tutte le tracce dell'uomo fiammifero. Nino lo porterà fino a qui. E a quel punto lo vedrà anche papà. E finalmente ci crederà. Sto arrivando, Nino. Voglio mangiare! Ah, non ci credo! Nino! Ah, non voglio venire! No, di là no! No, di là c'è Rubino! Ma dove vai? Il bosco è dall'altra parte! Una gamba mentre saltavi il recinto, due sprechi così si è fatta. Adesso cosa gli dico al padre di Rubino? Tanto comunque sempre salsicce diventa. Guarda Simone, state zitti che oggi è la giornata, oggi è la giornata. Ma mi spieghi perché ce l'hai con me? T'ho fatto qualche cosa, t'ha fatto qualche cosa che non va, papà. E allora che cacchio fai? Proprio adesso che non vai a scuola. Che puoi fare come ti pare. Ma io dico una cosa, non li frequenti quelli della tua età, quelli che sono andati a scuola con te. No, quelli mi stanno antipatici, mi annoiano, preferisco stare in camera al buio da solo con Giulio. Bravo, e allora resta a casa, dammi una mano di sotto con gli animali, fa come cacchio ti pare. Che fai, ti nascondi sotto al letto? Vieni qua,
Vieni qua, mettila su. Simo, guarda come te lo dico. Calmo te lo dico, guarda come sto calmo. Tu la devi finire di combinare guai. Perché tutti gli animali non sono i nostri. Hai capito? Hai capito? No, papà! Scusa. Mio padre, da un po' di tempo, era sempre più strano. Lui sapeva che mancavano pochi giorni e mi teneva sempre in punizione. Mentre io aspettavo il momento migliore per fuggire, lui si esercitava nei combattimenti, dando colpi di kung fu ai maiali, e gli dava da mangiare la sabbia concimata. E loro erano contenti di rotolarsi nel fango. Le mucche, intanto, guardavano indifferenti gli esercizi di papà. Ah! Simone, fai uscire le pecore! Dai! Corsa via, cammina! Nel frattempo, non mi restava altro che disporre le mie truppe animali a guardia della casa per difenderci dall'avanzata di Rubino. Oltre casa mia, oltre il bosco e oltre il ponte di cemento, a sud-est c'era la casa di Rubino, la più grande della provincia, in mattoni rossi e in pietra arenaria di fiume. Rubino aveva conquistato tutto e adesso voleva prendersi anche casa nostra e tutti gli animali. Quel capitalista era il padrone di tutte le terre emerse, anche quelle dove ha trovato tracce dell'uomo fiammifero. Rubino, queste sono le carte che devi dare a tuo padre. Mi raccomando, Tieni, non dalle perdere. E mio padre doveva sempre fare il carino con lui. Saluta mio papà, Faceva una rabbia. Le carte che mancano te le do dopo. Non ti preoccupare, non mi... Io odio Rubino. Che nervi. Che faccia da schiaffi. Rubino mi stava antipatico sin dai tempi del catechismo, quando di nascosto si beveva il vino e mangiava le ostie sconsacrate della chiesa. Che faccia da schiaffi. Simone, dove hai messo le carte? Ciao Giulio, mio padre è arrabbiato di nuovo con me. Mi ha detto zio Disco che ti sta aspettando per quella cosa che gli avevi ordinato. Come faccio ad andarci se non mi lascio uscire? Se fuggo mi mena di nuovo. Devo aspettare che si addormenta. Ma sei già in ritardo. Zitto. Simone! Eccolo, sta arrivando. Simo, dove l'hai nascosta la carta stavolta? Guarda che lo so che stai sotto al letto. Ma perché sei arrabbiato? Zitto, me l'ho bruciate le carte. Simone, non gliel'ho dato il maialino a Rubino, me lo sono ricomprato. Che sta facendo? Non lo so, non farti sentire tu. Zitto. Esci ora, vai. La ricerca dell'uomo fiammifero richiedeva davvero molto impegno. Ho esplorato ogni centimetro, ogni millimetro delle terre emerse, senza tralasciare proprio nulla.
mio cortile, vicino alla moto di papà. Dentro al pagliaio c'era il mio nascondiglio con tutti i miei reperti più preziosi. Tutto quello che sapevo su come era fatto l'uomo fiammifero. Avevo degli amici che mi aiutavano a cercare l'uomo fiammifero. L'amico numero uno era Armando Armadio, il gigante nano. Lui è figlio dei giganti, ma è un nano. È alto come me. Andiamo! Piano, respira! Armando, vieni qua! Piano, mamma! Quell'Armando è molto forte. Quando sono fuori per le mie indagini, fa la guardia in camera mia e per mimetizzarsi sradica le piante. L'amica numero due è Dina Lampa, che lampeggia. È la fidanzata di quell'Armando. Mi vuoi sposare? Sì, certo. Posso baciarti? Oh, no! Dina Lampa, quando si emoziona, prima inizia a lampeggiare. Ma adesso comincerà a lampeggiare. E poi scompare. Quando scompare, va a finire nei film noiosi di papà. Amico numero 3 è Giulio Buio. Lui è qui, qui e qui. Giulio, dove sei? Giulio Buio vive nel buio e non si riesce a fotografare. Giulio, non ti muovere. Ecco che ti faccio una foto. Ah! No, basta! Fermati! Che fai? No! L'amico numero 4 è Okram, che vive al contrario. Qui aveva 87 anni. Qui ne aveva 10. E questo era il giorno della sua prima comunione. Sapeva dividere il bongo grigio nei tre colori iniziali. Cancellava con la matita e scriveva con la gomma. Okram ora ha 88 anni. È nato vecchio e morirà giovane. Avevo disseminato tutte le terre per 24 chilometri quadrati con le mie lettere. Le avevo ricalcate con il metallo fuso di Mani Grandi, un inchiostro speciale che brillava anche al buio. Guarda che so trovato. L'uomo fiammifero non mi poteva sfuggire. Quanto è stupido sto bambino. Mercoledì 8 agosto, meno 4 giorni all'arrivo dell'UF. Oggi devo andare da Zio Disco. Ogni giorno facevo dei passi avanti. Finalmente tutto era quasi pronto. Dovevo solo aspettare e controllare i miei progressi. Simo. Dimmi. La vuoi la mortadella stasera? Va bene. Allora fa una cosa. Vada a Pino. Compri due etti di mortadella e quattro panini, te la fai mettere dentro i panini. Ok. Capito? Con le 2000 lire di resta te le tieni. Ok, posso andare adesso? Va. E le girelle le posso comprare? Solo la mortadella e i panini, ho detto. Va bene. E ritorna presto, fra mezz'ora. Cammina! Ciao, Mani Grandi!
Zio Disco! Metti il disco, sennò non ti sento! Ciao Simone, come stai? Tutto bene! Ti è arrivata quella casetta che ti ho ordinato? Forse, fammi controllare! Ok, grazie! Questa scatola come la devo mettere? Forse, fammi controllare. Oh zio, hai sbagliato. Metti il disco giusto. Ma questa a che ti è servito? Allora, questa l'ho comprato per sposarmi. Perché mi serviva una voce limpida e netta, capisci? E quell'altro lì? Questo l'ho comprato per andare a lavorare al teatro comunale. Dovevo accompagnare le persone e dovevo parlare piano piano. E tuo padre non ti aspetta, non dice nulla. Non dice nulla. Non dice nulla. Mi ha detto che posso tornare quando mi pare. Ciao, zio. Ciao, Simone. Zio Disco si chiamava così perché parlava solo attraverso i dischi. Ha perso la voce da bambino e poi si è operato alle tonsille. A casa sua potevi trovare tutto quello che ti serviva per cercare l'uomo fiammifero. A quest'ora si arriva, lo sai che ore sono? Le 9. Dove sei stato fino adesso? Non so stato. È qua che fa freddo. Dove sei stato? Da Zio Disco, ho preso pure i panini. Da Zio Disco, tu sai dove sei stata? Alla Volpara, aspettare l'uomo fiammifero. Fammi vedere le mani. Fammi vedere le mani, ho detto. Sono pulite. Sono pulite, io ti do una benedizione. Va, mannaggia, vattene a lavare le mani, va. Sono pulite. Vattene a lavare le mani, cammina. Allora poi la razione di bastonate quotidiane vuoi. Da Zio Disco, la Volpara è stata. Simone, è pronto da mangiare, vieni. Ecco, arrivo. Sbrigati. E la lasci tutta la notte sul tetto. L'uomo fiammifero deve avere il tempo di sentire il tuo richiamo. Uomo fiammifero, mi senti? Sono Simone, mi senti? Giovedì 9 agosto. Andare da mani grandi, incontrare mia madre e darle un bacio, spaccare la legna con papà. Uscirò e tu non te ne accorgerai.
Domani mi comprerai 16 girelle. 5, no. Dove sei? Tu mi vedi? Riesci a sentirmi? Simone, ti è piaciuto? Ho rivisto la mamma. È bellissima. E dove sta? Sempre in cucina. Ah. Mentre sbuccia le mele. Ora ti do da mangiare semini. Ne vuoi ancora? No, grazie. Posso chiederti l'ultimo favore? Certo. Fai vedere come fai a fare il sale fino. Sai, a me piace tanto. Grazie. Quanti sacchi ti mancano? Ancora uno. Ciao, Mani Grandi. Io devo andare. Mio padre mi aspetta. Va bene. Mani Grandi trasformava il sale salgermato grosso in sale fino. Quando le sue mani si riempivano di sale, che sembravano brillare di metallo liquido dei termometri, poteva farti rivivere un ricordo per davvero come se fosse allora. Mani Grandi mangiava i semi di girasole. E se non glieli portavo io ogni settimana, lui si moriva di fame. Ti ucciderò! Ti ucciderò! Ma che fai? Così lo uccidi. E quando lo uccidi così? Prima di tutto quello non è buono, ci vuole questa. Questa, la roncola. La vedi? Tu devi tenere il braccio teso. Guarda, guarda come fa papà. Ah! Vedi, vedi come si taglia, come si uccidono le gambe. Toh, prova. Ancora! Dall'altra parte lo devi fare! Rubino! E tu domani dovevi venire, no? No, oggi. Aspetta, sta qua, sei buono che ci sta Don Pietro. Lo so, ma mio padre poteva solo oggi e oggi gliel'ho portato. Vabbè, scendiamo a sta damigiana, va. Oh, Simo, hai viaggiato una mano, no? Che fai l'imbalato? Perché lei non scende? No, perché lei è un animo sensibile come te. Va, 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 taglia il cepit, va, che non ce la fai. Dai, rubi che questa pesa. Uno, due, tre. Portiamolo in cantina, dai. Scusa, che stai facendo? Niente. Non toccare. Vabbè, calma. No, io proprio non mi calmo, perché il porcile è mio e tu non devi toccare. Va bene, mi chiedevo soltanto se avevate un maialino. No, è volato via. Perché? Non ti interessa. Poi, qui dentro non puoi entrare, ti sporchi le tue scarpette nuove, è pieno di merda. Che cafone.
Puzza il naso. Come hai detto, scusa? Niente. Guarda che ti ho sentito. Eppure io ci sento. Non sei sordo, ma sempre cafone rimani. E tu sei una puzza al naso. Ma se nemmeno mi conosci. Beh, si vede che la puzza al naso. Senti, tu sei un bambino. E io con i bambini non ci litigo. Tu che sei, una donna bella e fatta? Io ho 12 anni. Se tu hai 12 anni, io faccio il quarto a geometra. Tu hai al massimo 9 anni. E comunque, se proprio vuoi entrare, entra. Tanto che ti piaceva il porcile. Vediamo se hai il coraggio di fare questo. Di prendere la cacca di maiale per mano. Certo che ce la faccio. Va bene. Questo lo sai fare. Però riesci a fare bruciare. Stai ferma, non ti muovere che mo vado a prendere Lorenzo. Un fiammifero da capo a coda senza farlo spegnere? Ah, Rubino! Signorina, forza, è ora di andare, si è fatto tardi. Eccomi, arrivo. Rubino, il mio nemico numero uno. Signorina, è meglio che si dà una pulita, perché lì così non ci entra. Smettila. Forza, andiamo. Dai, muovi. Io odio Rubino. Fa stare dietro lei per lasciare il posto al suo gallo. Lo fa combattere nei tornei clandestini degli zingari. Se l'è fatta arrivare apposta alla fiera dell'agricoltura di San Giuseppe. Rubino diceva che non ci crede all'uomo fiammifero. Ma comunque lui con i suoi attrezzi andava sempre a distruggere tutte le tracce e a cercare i miei segnali di richiamo per disperderli. Aveva poi disseminato i territori di Trapole per disorientare l'UF e non farlo arrivare mai. Aveva creato un vero e proprio allevamento di falene nella sua cantina. Le attirava lasciando la luce accesa tutta la notte. Poi di giorno chiudeva la porta in modo che rimanessero intrappolate. Le povere falene erano date in pasto al suo gallo da combattimento, come se fossero dei zuccherini. Le falene sono pericolosissime, perché spaventano le lucciole. Infatti la polvere nera sulle ali può oscurare la luce delle lucciole. Poi le falene si gettano inavvertitamente nelle fiamme. Forse quello che voleva Rubino era di far morire tutte le falene sul fiammiferone dell'uomo fiammifero. Tutti quei morti lo avrebbero fatto scappare. Per disorientare l'uomo fiammifero, che si orienta non solo con le stelle, ma anche con i campi magnetici, aveva disseminato i boschi di calamite prese dallo sfasciacarrozze. E queste erano solo alcune delle infinite trappole che avevo scoperto. Dovevo assolutamente organizzarmi per scongiurare ogni problema. Al palo ruota dovevo controllare la risposta alla lettera. Dovevo di nuovo liberarmi. Se mio padre mi avesse scoperto, mi avrebbe dato i cazzotti a martello. Se mio padre si svegliava, mi avrebbe legato come il cane di Pinocchio. Pronto, casa di Rubino. Ciao Paola. Potrei parlare con Lorenza? Sì, sì, aspetta, adesso te la chiamo. Lorenzo mi ha detto che sei un ragazzo davvero molto carino. Non vedo l'ora di conoscerti.
aspetta che te la chiamo, eh. Ah, grazie. Lorenzo! Eccomi, Rubino. Pronto? Ciao, Lorenzo, sono Simone. Se non sei una puzza al naso, vieni sulle imballe al confine del terreno di Rubino. Io arrivo in bici. Ciao. Ciao. Allora non sei una puzza al naso. Senti, scusami se ho fatto tardi, ma ho dovuto aiutare mio padre. È tanto che aspetto. Insomma, le hai portate le cose che mi volevi far vedere? Sì, sì, le ho tutte qui. Ora te le faccio vedere. Questo è uno dei miei oggetti preferiti, infatti è tutto rovinato, perché l'ho usato tantissimo. È un raschino e mi serve per scavare e trovare le tracce, così. E poi basta. E lì cosa c'è? Questo? Aspetta che mo vedi. Ecco la mappa di tutti i luoghi che ho esplorato. Ah, sì, sì, sì. Lo sai come sono nate le lucciole? No. E perché le stelle in cielo sono sempre tantissime anche se cadono in continuazione? No. Tanto tempo fa, l'uomo fiammifero scese dalla luna sulla terra. Il suo compito era quello di accendere tutte le stelle del cielo. Per accendere tutte le stelle in una notte sola, l'uomo fiammifero andò a parlare con tutti gli esseri viventi. Chiese a tutti gli animali di fare silenzio e di non disturbarlo quella notte. Così il sole non si svegliava. Ma il re dei galli lo tradì. E iniziò a cantare prima del tempo, svegliando tutto. L'uomo fiammifero odia i galli, perché cantano quando fa giorno. Quando se ne andò, dai tizzoni di fuoco che cadevano dal suo fiammifero, nacquero le lucciole. E mi vuoi far credere che dipende tutto da lui? Esatto! E poi la fiaccola dell'uomo fiammifero è fatta con la coda di migliaia di stelle cadenti. È per questo che se lo vedi, qualunque tuo desiderio si avvera. Ricorda, qualunque desiderio si avvera, qualunque desiderio ti si avvera. Sali! Senti! Eh? Tua mamma? Si è morta! Hai fame? Sì, un po'. Guarda qui che ho portato. Che sono? Non le hai mai assaggiate? No. Sono le pesche sciroppate. Attenta che colano. Buon appetito. Non ridere, guarda che sono buone. Che schifo. Perché la sputi? Ma riprenditela, va. Ma sei matta, queste sono buonissime. Eravamo seduti al paloruota. Era venerdì 10 agosto, ore 16:42. Lorenzo mi stava vicino e rideva. Avevamo percorso a piedi e in bici 10 chilometri, anzi no, 2,5 chilometri. Mi stava 10 centimetri, era vicinissima. Le potevo vedere gli occhi da vicino. Credo proprio che con la storia dell'uomo fiammifero ero quasi riuscita ad incuriosirla. Lorenza, che occhi che avevi. In Abruzzo non si era mai vista una ragazza così. Erano tutte bruttarelle, come le pecore di papà, con gli occhi da gallina mezzi mosci. Quando ti stavo vicino, non lo so che cosa mi accadeva. Mi mancava l'aria per quanto mi piacevi. Se appoggiavo una mano per terra, facendo finta di spostarmi, potevo quasi toccarti. Tu invece eri un'altra cosa. A te le cose che dicevo interessavano veramente. Oppure ti annoiavi. Io non lo so. Forse facevi solo finta. Boh. Vedi? Cavolo, mio cugino si arrabbia. Devo andare. Aspetta che ti accompagno. È tardissimo. No, no, non fa niente, devo correre. Vabbè, ma... Ciao. Ciao. Ciao.
muovete, fermi! Ti avevo detto che tu il pomeriggio dovevi stare a casa ad aiutarmi, non andartene in giro dove ti pare. Ma io... Non me ne frega niente dove sei stato. Dammi la pesca. Le pesche? Le pesche sciroppate. Non mi dire che te le sei mangiate. No, queste se le mangiate. Quelle pesche erano vecchie, di 13 anni quelle pesche. Me l'aveva fatta tua nonna quando mi sono sposato con tua madre. Non hai sentito che c'avevano un sapore strano? Non lo so. Allora sei proprio un deficiente, sei. Vieni qua, ti lega la corda. Ti lega la corda stavolta, capito? Simone, vieni qua subito. Conto fino a tre, eh? No, no. Ti lego alla corda. Uno. No. Due. Ho detto di venire subito qua. Vabbè, l'hai voluto tu. E tre. Simone. Simone. La prossima volta te li porti, semini, per favore, ti prego. Sabato 11 agosto, manca un giorno. Portare Lorenzo alla volpara e controllare le uova. Quel giorno mio padre era stato chiamato a fare il surico da Vituccio di Pechinillo, amico storico di papà. Prima di andarsene però, mio padre mi fece giurare sulla coccia di morto che per nessun motivo al mondo, per nessun motivo al mondo, avrei dovuto lasciare la casa. Perché qualcuno in sua assenza doveva dare da mangiare agli animali. Dentro casa non c'era niente da fregare. Al massimo se si volevano rubare qualcosa dovevano prendersi gli animali, ma ci voleva un camion grande, ma talmente grande che davanti casa non c'entrava. Andiamo a rubare a casa di Simone! Ma dove andiamo? Ci vuole un camion più grande! Organizzai un fantastico nascondino. C'era pure Lorenza e mi sembrava proprio che si divertisse. Mentre Dina contava, io e Lorenza cercavamo di nasconderci nel modo migliore. Giulia era già svanita in qualche angolo buio, ma sono sicuro che stava accucciata con gli occhi chiusi all'ombra della casa. Dina iniziò a cercarci e ci mancò poco che non ci scoprisse. Io e Lorenza stavamo allora per correre verso la tana. Vuoi venire con me alla volpara? Ma prima che tutti noi ci potessimo muovere, Armando Armadio sradicò una pianta e corse a fare tana. Ad un certo punto pensai, ma ci sono cose più importanti da fare. Dovevamo disinnescare tutte le trappole di Rubino. Ci sparpagliamo su tutto il territorio. Mentre Armando Armadio avanzava nel bosco e con il suo collare di ferro cercava di trovare tutte le calamite disseminate da Rubino, Dina e Giulio cercavano una soluzione per l'allevamento delle falene. Entravano di nascosto nella cantina di Rubino, facendole scappare e volare via tutte. Armando, che aveva raccolto tutte le calamite, mi disse che qualcuno aveva preso una delle mie lettere. E forse era stato proprio l'uomo fiammifero. C'erano chiari segni del suo guanto ignifugo. Ma era possibile che l'uomo fiammifero fosse arrivato e che io non me ne fossi accorto? Se l'uomo fiammifero era già venuto, perché non è passato da casa mia? Forse non aveva sentito il mio richiamo? Non sapevo che cosa fare.
L'unica persona che poteva fare luce su tutta quella storia era Okra, il mio amico al contrario. Passami il raschino, va. Cos'è il raschino? È quello tondo, dai, che gira. Qui c'è stata una battaglia di recente. Sì. Sì. E questo è il raschino? Sì, eccolo qui. Vedi? Questo è stato l'uomo fiammifero. Li ha inceneriti. Qui intorno ci dovrebbero essere ancora delle bruciole. Sono quelle? Sì, eccole. Sì, vedi? Guarda qui. I galli sono gli unici nemici che ha. Perché? Guarda. Eccolo il perché. Fa vedere. Vedi? Lui. Vedi questo buco? Perché lui ci ficca il canino e se li beve così. Capito? Ecco. Lui si beve tutte le uova delle galline. Tieni il tascapane. Ah, grazie. Chissà se l'uomo fiammifero verrà qui stanotte. Simone, usciamo. Il pagliaio si muove. Vai, vai tu. Io controllo, vai. Va bene. Masnerol, amor, valor, visitare a Busael. Dai, Simone, che fai? Muoviti! Sì, ecco, sto controllando una cosa. Ma cosa vuoi dire? Non ho capito. Ora fin mai fumo volere devo portare. Dove lo trovo il gelato? Io non ce l'ho. Io snebis. Portato? Ma dove l'hai preso? Guarda, me l'ha dato un mio amico. Quello che vive al contrario, che è nato vecchio e morirà giovane. Perché non mi hai chiamato? Ma non potevo. Lui odia le donne da quando era vecchio. Il mio amico Okra mi ha detto che l'uomo fiammifero doveva ancora arrivare. Ma per non farlo scappare avrei dovuto scongiurare il pericolo più grande. Tappare la bocca a quel gallo. Che cantava tutto il giorno, anche a notte fonda. Mi disse che Lorenza gli piaceva molto e mi diede un regalo per lei. Papà, che è successo? Adesso basta con tutte queste cazzate tue! Basta! Adesso tutta sta roba la butto via! Via! Hai capito? Basta! Non ne posso più! Ma vedrai! Dove sta? Dove sta l'uomo fiammifero? Perché? Perché sì, dimmi dove sta! Ma che ci vuoi fare? Non lo vedi, dove sta? Dimmi là. Dov'è! Là sopra, non si vede! Dietro! Dove sta? Sta dietro! Ecco! Ecco qua! Mo vedrai che fine fanno tutti questi pupazzetti! Mo vedrai! No, dai, papà! Non lo dico io, no! Non lo dico io! Aveva paura. Aveva paura che potesse succedere qualcosa anche a me. Era per questo che si comportava così.
Domani è 12 agosto. Incontrerò l'uomo fiammifero con Lorenza alla Volpara. Ah, si sente ancora l'odore. Qui 5 anni fa c'erano solo galline. Sì, ma puzza. Aspetta. Non può essere lui. Perché? Non può venire di giorno? No, io ho lasciato un milione di indizi. Io ho seguito tutte le tracce, lo sto aspettando da 5 anni. E ora è impossibile che arriva di giorno. Guarda, quando entra tu gli devi fare una foto, quindi ora facciamo una prova. Tu ti metti qua. E io sono qui. Ecco, lui entra da qua. Fagliela così, perché lui è alto, così lo prendi meglio. Ciao uomo e fiammifero, dammi la mano. Dai, scatta. Perfetto. Uomo fiammifero, ti avrò. Uomo fiammifero. Potrebbe anche passare di qua. Senti, lo vuoi adesso, succo? Ah, sì, grazie. Che mi tieni questo, per favore? Sì. Questo è meglio delle pesche, non è vero? Io ho sentito un rumore, anche tu. Okram, sei tu? Okram? No, non è nessuno. Rubino, piantala! Ma devi smettere di venire qua, facciamo, hai capito? Facciamo stare, Lorenzo! Solito, stupido, arrogante! Se tua madre non era scema, il cancro non gli veniva! Non ci provare più a parlare di mia madre così! Zitto! Stai zitto! Mentre ero disteso a terra, mi accorsi che il brutto doveva ancora arrivare. Il gallo di Rubino si avvicinava minaccioso. Sentivo il cuore battermi in petto, all'impazzata. Ero solo, con davanti un gallo alto almeno 5 metri. Non c'era nessuna via di fuga. Quel gallo avrebbe potuto far abbrandare il mio corpo con un solo colpo, spezzarmi come un fuscello, come un verniciattolo nell'aia. Un rivolo di sudore mi scese sulla fronte, ma quando cadde per terra fece un lago. Allora forse non era proprio sudore quello che avevo sotto. E questo per un po' mi allontanò dal gallo. Nelle orecchie mi rimbombava il riso pazzo di Rubino. Sembrava un diavolo uscito dall'inferno. Quando dal cielo, a cavallo di Nino, vidi i miei amici. Il primo a scendere fu Armando, che corse come Mennea. Armando sapeva il karate e applicò in un solo momento tutte le mosse che conosceva. E il gallo volò fino al Polo Nord. Dina Vampa appariva e scompariva, dando calci con le scarpe e con le punte sulle ginocchia di Rubino. Giulio Buio lo schienò a terra con una mossa di Antonio Inoki, che lo fece dormire fino a Natale. Allora mi tornò il coraggio. Saltai per 10 secondi sulle costole di Rubino e lui iniziò a piangere senza avere più il coraggio di muoversi. Alla fine si arrese. Lorenza era orgogliosa di me e dei miei amici. Io e Lorenza, per festeggiare, facemmo un ultimo giro di trionfo a bordo di Nino. Sorvolammo ogni luogo. Al colmo della gioia, strinsi Lorenza fortissimo a me e le diedi un bacio. Adesso non ci restava che aspettare l'arrivo dell'uomo fiammifero. Dai, andiamo, Lorenza! Tieniti forte! Ho detto a lui che stavamo qua. Ti devi stare zitto, hai capito? Buonasera, Don Pietro. Buonasera. Simo, ridaglielo. No, dai, papà. Ridaglielo, schiaffa, ti ho detto. Dai, non fa niente, sono ridagli il ceffone, così, bella, mano larga. Daglielo. Sono stato io a provocare. Così glielo devi dare, forza!
Ma non c'è problema. E allora andiamo a casa. Forza, dai, lasciami. Andiamo a casa. Cosa lasciami? Lasciami, vado a piedi. Dove vai a piedi? Che fai? Con chi torni? Con lei? Sì. E vattene allora, vai, va. Tra mezz'ora ti voglio vedere a casa, eh? Arrivederci. Arrivederci. E tu vedi di tornare presto, hai capito? Che bella coppia. Ciao, papà. Ciao. Ho detto a Rubino che venite a cena da me. Va bene. Si cena a casa nostra stasera. Però sbrigatevi a salire che devo passare dall'alimentare, che non c'ho niente in frigo. Veloci. Mettetevi tutte e due davanti, su. Si mangia. Squisito, non avevo mai cenato così bene. No? Ti piace? Mm-hmm. Insomma, ha detto Simone che stai facendo la scuola primaria. Sì, faccio l'International Primary School. Come? Ripeti un po'. L'International Primary School. E che cosa vuoi fare da grande? La professoressa di lingue? No, non avevo intenzione di insegnare. E allora perché tuo padre e tua madre te fanno fare la scuola, te fanno studiare, no? Ho capito. Beh, perché... perché piace a loro che io sappia le cose, sappia leggere, piace a me. Ah, ti piace? Poi mi piace anche studiare Baudelaire. Baudelaire? Bo? Baudelaire. Ah, il poeta francese, lo so. Quello che diceva dei fiori maledetti. Mm-hmm. Lo vedi che la conosco? Perché io non ho studiato tanto. Lui mi prende sempre in giro a papà. Ma mia moglie, la madre... Mm-hmm. Mi diceva sempre le poesie di questi poeti francesi. Mentre lui se ne andava in giro a giocare. Non era Baudelaire, Rimbaud. Dov'è la toilette? Come? La toilette, il bagno. Ah, il bagno. Allora, guarda, vai lì nel corridoio, sempre dritto, in fondo, la porta in fondo, la luce a destra. Uh-huh. A destra. Non era Baudelaire. E chi era? Era l'altro. Chi è quell'altro? Rimbaud. Che ti frega? Senti, ma... è fatta, Simone. Come è fatta? No? Certo te la sei scelta sofisticata. Eh? Io ti capisco, però. Pure tua madre era così sofisticata. Sembrava una straniera. Ma se era abruzzese? Una straniera, nel senso che io sono di campagna e per me era una straniera. Allora, piuttosto, avete guagliato? Abbiamo che? Hai parcheggiato la macchina? Dai, papà. Lo so, ma non ti devi imbarazzare a papà. Pure io, quando avevo l'età tua, mica... ero timido con le donne, con le ragazze. Tu sai come devi fare. Senti a me, posa quello. La ragazza tu la devi prendere... la devi prendere qua per i fianchi, capito? Uh-huh. Bella forte, da uomo. Poi quando quelle donne parlano, lasciale parlare. Poi appena si sta zitta, tu fai che gli dai un bacio. Così, capito? Così, vai, fai vedere. Chiudi gli occhi che è più bello. No, no, così. Papà, 11 anni. Che c'entra? Fatto. Salve. Scusate. Prega, prega. E quindi... brava Simone. Vieni.
seguimi e stammi vicino che ci sono i topi. Simone, ma... Shhh. Eccoci, ci siamo quasi arrivati. Della pelle dell'uomo fiammifero, quando suda, lui trasuda la nafta. Solo quando la luna è a forma di falce. Se mettiamo insieme queste cose, guarda, è proprio oggi, questa sera, e sarà qui, nella collinetta di fronte alla Volpara. Cavolo, è chiusa, questa non ci voleva. E ora dove sono le chiavi? Forse sono in cantina, lo so io, dai, andiamo. C'è luce elettrica qua, una lampadina. Cioè, non lo so, per accendere la luce. Sì, c'è. Eccola, però, se noi l'accendiamo è la fine. Perché se l'accendiamo, mio zio la potrebbe scoprire. No, no, allora è meglio di no. Mi raccomando, se sentiamo dei rumori o vediamo qualcuno che ci sta per scoprire, dobbiamo stare immobili. Mm. Come i camaleonti del Nilo. Proprio così, immobili. Proprio così. Simone! Chi è? Ciao Simone! Ciao Giulio, ma che fai qui? Stavo dagli angoli bui e mi sono ritrovato da queste parti. Lorenza, questo è Giulio, è un mio amico, te lo presento. Ciao Lorenza. Lui è il fratello di Nina Lampa. Ma perché ti chiami Giulio Bui? Perché io sto sempre al buio, perché la mia faccia sta sempre al buio. Ma porti gli occhiali? Sì, non ci vedo molto. Ma non ha paura del buio? Giulio, tu non hai paura del buio? No. No, io non ho paura del buio. L'unica cosa di cui ho paura è di rincontrare mia madre, che mi abbandonò sotto il letto della stanza di Simone quando ero molto, molto piccolo. Infatti io l'ho chiamato Giulio Buio. Ragazzi, sentite, non passate da quella parte, fate attenzione. Rubino ha messo una serie di trappole lì. Vabbè, grazie Giulio, ci vediamo. Ciao Simone, in bocca al lupo con l'uomo fiammifero, eh. Dovrebbe essere lì la chiave, sta nella coppa rotta, la vedi? Sì, ecco. Eccolo. Dai, è qui l'uscita. Hai visto Giulio? Qualità oro, eh. Almeno tu. Stringilo forte.
ce l'hai un desiderio per quando l'uomo fiammifero arriverà? Quando si avvicina puoi dirgli che ci piacerebbe se venisse a vivere con noi, o sbaglio? Sarebbe una bella cosa. Dai. Un attimo. Tu cosa gli chiederai? Niente. Basta che mio padre veda la foto. Sì, ma... tu che cosa gli vuoi chiedere per te? Desidero che lui lo veda e io sarò contento. Cioè... Ma tuo padre non era cattivo? No. Abbassati. Aspetta, guarda lì, attenta! Lo senti il rumorino? Sì, lo sento. Ecco Nino che indica la via. Lo porterà qui da noi. Vai Nino che ce la fai! Vai Nino! Vai Nino! Vai, vai! Guarda lì dietro la collina, il fumo della fiaccola sta arrivando! L'uomo fiammifero sta arrivando! Il gallo si è liberato! Ora è la fine! Finisce tutto! No! Porca miseria! No! Non te ne andare! Uomo fiammifero! Siamo qui! Siamo qui! Siamo qui! Se avessi visto l'uomo fiammifero, avrei voluto chiedergli di essere ancora tutti felici, come quando c'era la mamma. E invece... il gallo cominciò a cantare e l'uomo fiammifero non arrivò più. Ciao zio, fretta, che mi puoi dare il disco? Calma, calma, Simone. Io sto ascoltando della bella musica. Zio, ti sei sbagliato, hai messo il disco di donna. Ti faccio sentire un disco in francese. Ma Lorenzo sta partendo, dai zio, per favore. Senti, questa è la petite maison de la praterie. E con ça, ça c'est la musique. Dai zio, per favore, è bello il francese, ma io devo andare. Allora, adesso ti faccio sentire uno in spagnolo. Questa è la cucaraccia di Manuel Escobar. Senti come canta mio. Senti che mosse. Zio, io devo andare. È bello lo spagnolo, ma a me mi serve il disco. Adesso te lo faccio scomparire, va bene? Guarda, qui non c'è nulla. Adesso io ti faccio una magia, ambra carambra e... un gioco di magia, ambra carambra, ambra carambra, ambra carambra, ambra carambra. E adesso sta a vedere. Guarda, guarda, guarda. Eccolo qui il tuo disco. Va bene, grazie zio. Ciao, ci vediamo. Ciao, Simona. Forse ho esagerato. Lorenza! Lorenza! Ciao! Ma sei arrivato in ritardo. Lo so, ma avevo un sacco di cose da fare. Ma non è che non ti importa niente di me? Che scherzi! A me mi interessa.
È solo che dovevo prendere una cosa. Appunto sono arrivata in ritardo. Va bene, ci vediamo la prossima estate. Vabbè, ciao. Ciao. Non è che mi dovevi dire qualcosa? Io volevo dirti... Lorenza? Lorenza, dobbiamo andare, è tardi, dobbiamo partire. Rubino, eccomi, vai via. Brigati. Sì. Certo che è proprio una palla tuo cugino. Già, è un rompiscatole, lo so. Beh. Allora, vediamo, non lo so. Va bene, ciao. Lorenza, volevo dirti che sei bellissima e che volevo darti un bacio. Lorenza, volevo dirti che sei bellissima e che volevo darti un bacio. Quando meni uno, fa vedere come metti il pugno. No, così, che ti spezzi il dito. Così devi metterlo, così. Poi bello, lo dai qui alla trachea, che quello muore subito, hai capito? Poi gli prendi il braccio. No, e non devi cascare subito. Mai dare le spalle all'avversario, se no quello, l'avversario, ti viene addosso, no? Io una volta a scuola, mi ricordo, quando ero... non c'è la tua amichetta oggi, eh? Ehi! Mannaccia, ciao! Buongiorno, Rubì. Rubì, come stai? Tutto bene, grazie. Bello, mannaccia. Oh, aspetta, che ti vado a prendere quelle carte. Vieni che ti faccio vedere una cosa. Mamma mia, quanto è bella. Hai visto tre tube? Fa paura. Quel chedrino saranno 2 anni che non la uso. Che cilindrata sarà? Sarà un 2000, non lo so. Comunque, vedi quello, Piero? Da quando gli è morta la moglie non capisce più un cavolo. Si è rimbambito. E sai quanti danni combina? Se non era per mio padre, era stato cacciato tempo fa dal lavoro. E poi per non parlare del figlio, più cretino del padre. Che deficiente. Sai, uno di questi giorni me la ruba proprio quella moto. Oltre a tutti i problemi che c'ha Don Pietro, pure deve badare alle scemenze del figlio. Tu dagli una rotta d'osso, sennò quello diventa come quella ha preso proprio dalla madre. Quella addirittura si pensa che le lettere gliele risponde l'uomo fiammifero. Uomo fiammifero! Quel biondiccio dell'uomo fiammifero! Uomo fiammifero, dove sei? Thank you.
mamma, mamma, aspettami. Dove sei? Mamma, mamma, dove sei? Sono qui. Sono qui, vieni. Mamma. Sono qui, Simone. Sono qui, vieni, 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 Simone. Sono qui, dove Simone, sei? Vieni. Sono qui. Qui. Vieni, Simone. Aspetta. Aspetta. L'uomo fiammifero mangia le cortecce. L'uomo fiammifero mangia le cortecce. È vero. Ci sono le uova di gallina. Lo vedo. Lo vedi il buco al centro? È da qui che succhia. Sì. È vero. Guarda. Guarda, passa di lì. Guarda. Guarda. Dove? Passa di lì. Mamma. Non lo vedo, mamma. Dov'è? È lì. L'uomo fiammifero non esiste. Simo, sei proprio sicuro? Guarda che dopo... stai attento ora che accendi, che c'è molta nafta. Mamma, avrei fatto di tutto per tenerti con me e non lasciarti andare mai più. Perdona se non ci sono riuscita. Mi manchi tantissimo. Thank you.
Simone! Simone! Corri a papà, vieni a vedere! Vieni a vedere, corri! Simone! Simone!